Benvenuto a questo terzo incontro, siamo già arrivati al terzo appuntamento della serie di incontri delle finestre sul museo. E, ho preparato le slide, questa volta sono andata a fare la foto proprio su al castello, così almeno Lino ha le fotografie belle un po' più grandi da vedere. La volta scorsa non abbiamo finito di analizzare le sale del piano nobile. La sala più importante è questa, la Sala Maria Vittoria, che il suo nome originario non è Sala Maria Vittoria, ma Lino ha deciso di intitolarla a questa principessa di cui vi ho parlato nel primo incontro. E Lino, se vuoi parlare dell'origine di questa stanza, del perché è stata fatta. Ok, la Sala Maria Vittoria, il papà di Maria Vittoria, quando ha restaurato per l'ennesima volta il castello, e specialmente l'ultima parte dove c'era l'appartamento dei principi, aveva fatto costruire quel soffitto in stucchi bellissimo, straordinario. Proprio per la figlia, perché si sposava con un Savoia, eccolo qua, è molto bello. È stato costruito da mastri luganesi, quindi svizzeri, nel 1670 e rotti, adesso non ricordo bene la data. E anche la tappezzeria di stoffa in rosso, leggendo dai documenti come erano tappezzate, siamo riusciti a capirne di più, l'abbiamo rifatta com'era. Per quello che l'ho chiamata Sala Maria Vittoria, ma perché queste cose noi non ce le abbiamo sui documenti che il padre di Maria Vittoria ha voluto fare questa sala molto bella, come camera da letto per la figlia, ma c'è scritto su qualche documento all'Archivio di Stato di Torino. Nel 1876 si è sposata. Sì, beh, lui l'ha fatta un po' di anni prima, sicuramente. La cosa interessante di questi stucchi è che questi stuccatori arrivavano con dei pezzi già fatti, tipo i cornicioni, i vari esseri mitologici, il centauro. Qui non si vede molto bene, ma ci sono dei centauri, delle varie figure mitologiche, e arrivavano con i pezzi già fatti e praticamente appiccicavano tutte le parti. Ad esempio, i cornicioni erano fatti, mi ha spiegato il figlio di Nicola D'Aramengo, un signore che si è presentato come figlio del restauratore Nicola D'Aramengo, mi ha detto che facevano proprio delle preparazioni con la canapa, che poi rivestivano di gesso o di calce e mista sabbia, che era meno costosa, e poi arrivavano lì e li segavano e li mettevano appiccicati alla volta. E quindi a volte non venivano benissimo, tipo ad esempio noi abbiamo un centauro che è le proporzioni non sono proprio perfette. Questo perché mi ha spiegato sempre lui, magari il committente sul momento ha detto fatemi un centauro, magari non aveva un cavallo, un uomo delle giuste proporzioni e ha accostato delle cose che magari non sta, uno un po' più grosso, uno un po' più piccolo, quindi le proporzioni erano un po' così falsate. Però la cosa interessante era proprio questa, che per velocizzare l'esecuzione preparavano tutto prima, e le parti invece, le foglie, le parti più facili da realizzare sul posto, venivano poi praticamente il contorno di tutte le figure veniva poi modellato sul momento. Ed era un lavoro diffuso, cioè molto, Tra l'altro, specialmente queste case reali erano decorate in questo modo. Qualcuno voleva scusa dire Tiziana, qualcosa? so che
Volevo dire che questi maestri luganesi erano molto famosi nell'astigiano e so che alcune chiese hanno proprio gli stucchi di questi maestri. Chiesa di Camerano Casasco è tutta, ha tutti gli stucchi, che è anche famosa, ha tutti gli stucchi di questi mesi. Grazie. Grazie a te per il contributo, e sarebbe interessante magari in un prossimo futuro approfondire anche queste tematiche. Questo lo lancio come suggerimento a Martina per il prossimo futuro, magari degli approfondimenti anche su questi edifici importanti, ad esempio di questi di Camerano Casasco. Io non sapevo l'esistenza. Sarebbe proprio interessante qualcuno che analizzi questi monumenti. Andiamo avanti. All'interno della Sala Rossa c'è anche questa opera d'arte che abbiamo deciso di, Lino ha deciso di accettare come donazione, perché è stata una donazione, vero Lino? Sì. Un certo signore che si chiamava Amendolagine. Era un signore siciliano e che vero, è venuto da te. Cosa ti ha detto? Non vedo più nulla, non vi vedo più. Sì, c'è la... Adesso ci vedi? No. E beh, c'è questa opera nello sfilato siciliano del 500, questa opera che è al museo. Sì, un'opera molto bella. Ha detto, io non ci capisco niente di questo tipo di ricamo, e non, ha un nome particolare che io non me lo ricordo più. Sfilato siciliano del 500. Così. Ho messo anche un approfondimento video che potete vedere cliccando, poi io quando vi manderò il file, cliccando sull'immagine, vedete, si apre un video in cui viene, non so se lo state vedendo. Lo state vedendo? Sì, si vede. In pratica, quindi viene proprio descritta la tecnica di sfilatura così era più che altro per farvi vedere quanto difficile fosse la realizzazione di un piccolo particolare come quello che è stato realizzato, che è un piccolo cuoricino. Immaginate, poi con calma ve lo vedrete, perché si tratta proprio di tagliare e sfilare questi fili per poi ricucirli, ricamarli bene, ed era un lavoro enorme con tutta una progettazione che era davvero molto impegnativa, e c'è da dire che questa signora, che era poi la moglie, la nonna forse di questo signor Amendolagine, aveva fatto un lavoro pazzesco, perché è grandissimo. È quanto è? 2 metri? Circa 2 metri per uno. Per uno. Ed era un'opera incredibile. Ci ha impiegato 4 anni. Ed era, anche se era regionalmente distante, perché la Sicilia è un'altra terra, abbiamo accettato volentieri questo dono, perché per l'importanza, e perché rappresenta in quelle arti e quei mestieri che venivano imparati in famiglia dalle nonne, dalle ragazze alle quali le nonne insegnavano, che ne so, il tombolo, il ricamo. Questa era una forma di ricamo siciliana, ma anche da noi c'erano dei ricami particolari, e con questa opera d'arte abbiamo voluto rappresentare tutte le arti popolari che caratterizzavano le famiglie nel passato, e venivano tramandate di madre in figlia, da nonna a nipote. Questa è l'altra sala. Lino, racconta pure. Allora, io purtroppo non ho più il video. È la sala consigliare. Ah, ok. La sala consigliare apparteneva a questo, diciamo, spazio dedicato, dove quando arrivavano i principi, eccetera, eccetera, lo utilizzavano per salotti,
sale, eccetera, eccetera. Non ha un articolo, ho trovato nulla di come documentazione. Però la cosa interessante. I quadri che c'erano, c'erano circa 380 disseminati un po' nella fine dell'Ottocento, in Celestia. Probabilmente una parte è al Palazzo Cisterna a Torino. Mi Vi abbiamo sentito sentite ancora? male. Dimmi. Praticamente, voi mi sentite? Mi sentite bene voi? Sì, ti sentiamo bene. Io Io non ho. sento a pezzi la voce di Lino, si spezza un poco, c'è qualche interruzione, comunque riesco a seguire lo stesso. Perché c'è qualche problema. Praticamente era i documenti, però questo armadio che è all'interno della sala consigliare Adesso io chiamo Elisabetta. è l'unico Ah sì. armadio che è rimasto, Norma. giusto? È l'unico veramente, pesava così tanto che non ce l'hanno fatto a portarlo via. Scusate, chiamo mia Chiami tua nuora. nuora perché io mi sento male. Sì, allora E non vedo nessuno. io proseguo nella narrazione. Dunque, questo è l'unico mobile, No, quello che vedete sulla destra. Leo. Va bene. L'unico mobile che è rimasto dei mobili presenti nel castello. Perché probabilmente Lino dice che era troppo pesante la bandiera. Sul fondo vedete le tre bandiere della società di mutuo soccorso che erano di Cisterna e San Matteo. A destra c'è quella vecchia, in mezzo c'è quella di San Matteo, a sinistra quella nuova che è stata fatta nel 26. Dietro a queste bandiere c'è tutta una storia che è raccolta nei documenti all'interno del museo. La società di mutuo soccorso, come penso sappiate, sono state create nell'Ottocento ed erano prevalentemente legate ai mestieri, c'erano quelle dei tessitori, quelle degli imbianchini, erano delle associazioni che aiutavano le categorie lavorative, visto che non c'era un'assicurazione, un sostegno che, per quanto riguardava magari gli incidenti o altro. Nei paesi come il nostro erano diffusissime le società di mutuo soccorso contro i danni dell'incendio e per l'abigeato, cioè il furto di bestiame. Ad esempio quella di San Matteo era proprio esplicitato sulla bandiera. E la cosa interessante è che abbiamo scoperto dei documenti che erano i verbali della società è che questa società è nata nell'Ottocento, quella di Cisterna. Poi probabilmente è morta, cioè non è stata più rivitalizzata. Nel 1911 il farmacista del paese, che era La Ferrere, ed era uno che aveva una visione più ampia rispetto magari al resto della popolazione, si muove affinché questa società di mutuo soccorso rinasca e iniziano le riunioni e dai verbali di queste riunioni si possono scoprire cose legate non solo alla storia personale di ciascuno di noi, perché io ad esempio ho scoperto quando è morto il mio bisnonno che è morto negli anni 20, ma anche la storia nazionale, perché poi come sapete anche il fascismo obbliga alla chiusura di queste società. Quindi si possono fare più letture all'interno di questi documenti. È una cosa che ho trovato interessante, è stata tutta una serie di discussioni, di riunioni per la realizzazione della bandiera nuova della società di mutuo soccorso. Ora, quella vecchia era probabilmente stata ereditata appunto dall'Ottocento e si trattava di farne una nuova. Non vi dico quante riunioni abbiano fatto per decidere questa cosa semplicissima, che per noi è semplicissima, ma implicava
un costo, una tassazione delle persone, e le cose più rimarcate erano sempre del fare bella figura, perché questa cosa del fare bella figura è una cosa importantissima. Alla fine decidono di farla, e che quella vecchia sarebbe stata usata nelle giornate di pioggia. Invece quella nuova sarebbe stata usata nelle giornate di bel tempo, quella più a sinistra rispetto a quella più a destra. Queste bandiere sono state restaurate qualche anno fa dalle suore dell'isola di San Giulio. La Godorta? Della Godorta, dell'isola di San Giulio e della Godorta. E purtroppo però si stanno di nuovo rovinando. E dovremmo di nuovo pensare a proteggerle, perché purtroppo rimanendo esposte si rovinano. Comunque sono opere, specialmente quella a sinistra che non si vede bene, è tutta ricamata con un incendio, molto ben dettagliata, e ci hanno detto che è un'opera, anche questa è un'opera d'arte. Questo è il gonfalone vecchio che trae i due draghi con il pozzo, che il popolo, diciamo così, ha trasformato, e non sono più due draghi, perché hanno perso la coda, e per sostenere le zampe gli ha messo sotto un prato. Questo fatto era probabilmente determinato dal fatto che le persone non potevano pensare a due draghi appesi al nulla, perché la mentalità popolare è una mentalità che ha i piedi per terra, e quindi hanno ricreato lo stemma, trasformando lo stemma dei Dal Pozzo, che era proprio costituito da due draghi con la coda incrociata, mettendoci un prato sotto, e questo ci ha creato un po' di problemi a livello comunale, perché quando abbiamo voluto il riconoscimento dello stemma dall'ufficio araldico del Ministero di Roma, ci sono stati proprio dei problemi, perché questo stemma qui, questo gonfalone, non era riconducibile allo stemma originario, abbiamo dovuto rifare lo stemma. Però l'abbiamo tenuto questo gonfalone vecchio proprio a testimonianza di questa visione del popolo, che trasforma anche la storia, tutto sommato, perché ritiene che certe immagini non siano corrette, stilisticamente corrette. Adesso partiamo dal piano sopra, andiamo ad approfondire le botteghe del piano superiore, e qui abbiamo il calzolaio. Lino, parla pure, speriamo che la tua connessione tenga. Adesso è arrivata Elisabetta e ok. E funziona. Bon, queste funzionano. Questo è il calzolaio. Dobbiamo dire che nei paesi piccoli il calzolaio faceva anche il sellaio, ma ogni artigiano aveva quasi sempre, non dico quasi sempre, due lavori. Con uno solo non poteva sopravvivere. Il falegname poteva fare il falegname, ma poteva avere anche qualche vigna da guardare, e via dicendo. Di solito si univa il lavoro di artigianato con quello contadino. Nel caso del sellaio e ciabattino già erano due mestieri che si univano, e poi il mestiere del ciabattino era sempre dato a qualche personaggio che aveva delle difficoltà, o alle gambe o alla schiena, insomma alcuni problemi. Bene, vediamo il deschetto, che è questo tavolino molto basso, dove si sedeva su quel, vedete di dietro, una seggiola senza schienale, e spiegare tutto quello che c'è di sopra ci vorrebbe un giorno. Una cosa che mi piace far notare, vedete a sinistra, io faccio un segno col dito, questo è uno scarponcino, avete visto? Sì. Bene, questo è girato all'incontrario, è uno scarponcino di fine 800, inizio 900. Bene, lì sotto ci sono almeno 25-30 chiodini sotto la suola.
perché mettevano i chiodini? Perché la scarpa era una cosa importante. Di solito ci faceva costruire le scarpe a momenti particolari, o perché il bambino faceva la prima comunione, o la cresima, o i coscritti, eccetera, eccetera. Quindi per non far consumare la suola, mettevano questi chiodi sotto. Io ho ancora dei ricordi, quando ero bambino, alcune famiglie erano più povere delle altre che erano già povere. Entrando in chiesa, questi bambini un po' di corsa perché erano in ritardo, avendo questi chiodi sotto la suola, arrivando di corsa sul pavimento, era anche lì, era l'unico pavimento scivoloso, perché a casa o c'era il cotto, addirittura c'era solo terra battuta. Scivolavano e andavano col sedere dal fondo fino alla cima della chiesa. Piccolo particolare che però è carino ricordarlo. Che dire? Questo, quando faccio segno col dito, mi vedete? Ah, è sparita. Vabbè, ci sono centinaia di attrezzi, tutti per costruire le scarpe, scarponi e via dicendo. Come vi dicevo prima, la scarpa è una cosa importante. Ecco, queste sono le forme delle scarpe, con tutti i numeri, dalle forme più piccole per i bambini a quelle più grandi per gli adulti, sia maschio che femmina. La cosa interessante è che modificavano, come potete vedere in questa prima forma, adeguavano la forma al piede delle persone, per cui delle deformazioni, si aggiungevano dei pezzi e si faceva proprio la scarpa su misura, che spesso veniva tenuta da parte, la forma veniva tenuta da parte se il piede era particolarmente deformato, perché così almeno c'era la misura già fatta per il futuro. Alla bottega gli attrezzi arrivano da più parti. In parte sono di un baracco Giovanni calzolaio di Cisterna, calzolaio e sellaio. Dall'altra, altri attrezzi arrivano da Canale, un certo Castino, qualcosa del genere. Altri arrivano da Monbercelli. Il signor Susso aveva donato diverse cose. E quindi capite che per ricomporre una bottega si doveva girare, si doveva sempre chiedere, sempre andare a vedere i pezzi mancanti dell'una, si completavano con l'altra e via dicendo. È molto interessante vederla, perché dalla scarpa capisci anche la posizione della persona, la disponibilità di denaro o di più o di meno. Mentre in questo angolo invece vedete questi ferri appesi, sono tutti coltelli che utilizzavano gli zoccolai. I zoccolai facevano il sap, il sotto zoccolo, poi la tomaia sopra di cuoio veniva fatta dal ciabattino, e questi attrezzi per tagliare la parte di legno arrivano da Piobesi torinese, e lì c'era proprio c'erano tanti zoccolai. Il motivo non lo so, pensavo un giorno andare giù al comune e vedere che questo torinese aveva questa o meno noi. Sono questi. Sono diversi, sono molto. Negli zoccoli veniva messa, specialmente quelli da uomo che vedete qua in mezzo alla fotografia, veniva messa la paglia perché manteneva il piede asciutto, e che veniva tolta quando era umida. C'erano i modelli invernali da uomo,
invernali da donna, estivi da donna, estivi da uomo, perché era la scarpa più portata. Spesso si facevano magari pezzi di strada all'interno del paese con gli zoccoli e poi ci si metteva le scarpe buone per entrare ad esempio in chiesa o nei negozi. Qui abbiamo il falegname. Lì. Pensate, le donne che abitavano nelle Tiziana, sì. L'ultima cosa riguardo, ci arrivavano dalle frazioni. Io ricordo e la Rina che arrivavano al Bricco Scaglia a piedi per arrivare la domenica mattina alla Messa Granda, posavano le loro scarpe utilizzate nel viaggio a piedi dal Bricco Scaglia verso il concentrico del paese, le posavano a casa mia e si mettevano quelle più belle. Questa non vi sto parlando di secoli e secoli fa, ma vi sto parlando di 60-65 anni fa. Sì, ad esempio a casa mia vai pure avanti. C'era il portico, sotto il portico si fermavano quelli del Saretto, che era un'altra frazione. Esatto. Qui c'è il falegname, Lino. Falegname. Il falegname è la bottega, forse, ma no, ce ne sono altre. Ma questa è completa al massimo. Cioè, un falegname che di allora, di quei tempi, 700-800, che potesse avere tutto questo ben di Dio, di pialle, pialletti, rabot, rabutin, poi ogni pialla ha il suo coltello, quindi un modo di lavorare. Che vi dico, ma c'è un trionfo di cose. Questo arriva da Ferrere, che a sua volta il nonno poi era andato ad abitare facendo il falegname a Moncalieri, il nipote è ritornato a Ferrere negli ultimi anni di lavoro. Trinchero Isidoro. Le uniche cose che non sono di questo Trinchero Isidoro è questo primo banco che arriva da Quarto d'Asti, e poi non so se riuscite a vedere o se Tiziana ha fatto la foto a questo attrezzo che è un tornio, questo lo indico col dito, questo qua, un tornio del 700 tutto in legno, ed è una cosa bellissima. E arriva da Cortazzone. Quindi vedete anche qui, per completare la bottega, si è dovuto cercare in più parti, ma era già completa con quella di Trinchero Isidoro. Questa grande, che è la sfranda, ho toccato qualcosa, vabbè, che è la sfranda, quella si chiamava anche Trentina, perché c'era della gente che arrivava da quelle parti del Trentino a segare i tronchi, quando poi ormai i tronchi abbattuti, messi a stagionare, eccetera, eccetera, passavano a fare le asse. Mi sentite? Sì, sì. Ok, io però ho toccato qualcosa, alla mia sinistra sì. Mi è comparso tutta un'agenda di cose, e io siccome non sono capace vedi il vedo voi da una parte, vedo una parte della bottega, ma alla mia sinistra c'è tutta questa roba che mi copre quello che poi tu magari adesso chiamo di nuovo tua nuora va bene, fuori sapunga. Cosa avrò toccato? Cosa ho toccato? Lino non lo so cosa. Ma no, mettendo le mani ho toccato senza badare. Ma ci sono tanti pulsanti. Lo so che ci sono tanti. Ma tu vai avanti. E tu chiamala tu. Niente, queste trentine che questi signori, questi specialisti passavano, chi aveva bisogno. Io un tronco, e vorrei ricavarne delle asse, perché
il prossimo anno mia figlia o mio figlio si sposa, ha bisogno della camera da letto, del tavolo, della cucina, e quindi con legno ormai stagionato, portato al falegname, ordinava il fabbisogno. Dobbiamo capire che il falegname un tempo faceva di tutto, no? Come adesso c'è la specializzazione, quello che fa le porte, le finestre, c'è l'altro che fa un'altra cosa, non esiste più il vero falegname che fa tutto, praticamente dalla culla e anche le casse da morto, è triste a dirlo. Infatti ci sono i teschietti in questa foto. Esatto, le vedi lì in mezzo? Sì. Le ho messi lì, sì. Infatti ci sono questi teschietti di ottone che mettevano poi su queste semplici bare che facevano per dargli anche un po' un tono, eccetera, eccetera. E facevano, questa è la foto venuta un po', l'ho fatta ieri un po' sfocata, e facevano, alcuni falegnami facevano anche i cadreghe. Questo è l'occorrente per andare nei cortili a fare, ad aggiustare le sedie. C'erano questi mestieri ambulanti che... Però nei... ascolta, Tiziana, il falegname sì, faceva anche le sedie, però l'attrezzatura che abbiamo noi è proprio quella del cadreghe ambulante, capito? Non era l'attrezzatura del falegname che faceva anche il cadreghe. Quello che usavano per andare nei cortili. Brava, quella lì. E l'abbiamo trovato, e infatti questo è un piccolo cavalletto, e poi dietro ci sono le casse per gli attrezzi. A volte appunto lo faceva un falegname e altre volte c'erano le persone che facevano proprio i seggiolai di professione ed erano ambulanti, come gli ombrellai, talpunè e via dicendo. Maglierista, tessitore, Lino? Bene. Mi piace dirlo che questo telaio ho tribolato... La domanda... Una domanda, però bisogna tornare indietro. Prego. Dietro, dal falegname, dal minesino. Fai la foto. Quale? Dal minesino. Quale? Dal minesino, con Andrea. No? Lì, bom, torna indietro. Avanti. Torna avanti. Quella lì. No. L'altra. Vai avanti. Quella prima. Questa. Ecco, lì in mezzo, che cos'è? Non lo capisco. Proprio in centro, sul piano. Che sembra un martello doppio. No, sono proprio due in martelli. Mezzo. Sono due martelli, uno vicino all'altro. Sono due martelli vicini. Sì. Capivo niente. Grazie, Lino. Grazie. Di niente. Chiedo di niente. Scusa. Ci figuriamoci. Ah, sono due martelli. Sono messi vicino. Sì, sono messi vicino. Tessitore. Fai vedere il telaio. Eccolo qua. Questo è un telaio che arriva da Cisterna, ma prima di arrivare a Cisterna ha fatto diverse tappe. È nato a Poggirino, patria dei tessitori. Poi fu venduto a Canale, e il tessitore di Cisterna, lavorando in questo laboratorio a Canale, l'ha poi acquistato per mettere su bottega a Cisterna. Quando io sono andato da questo Carlin a chiedere: per favore, ci dai il tuo telaio da mettere nel museo? Se parlo piemontese, vi capite? Certo, tu sì. Parla più piemontese. Ma le più giovani non lo so. Sì, sì, lei... io capisco bene. Va bene. Capisco. Le giovani lo parlo ne, ma lo capisco. E lui mi dice, ma come? Ma fino a qualche tempo fa ce l'avevi nel magazzino. Io ho fatto il tetto e li ho messi al posto. Non si sente.
che non le piccavi. Lino, sotto un tetto. Si sente male. Lino si sente a strappo. Mi dia, ma... Lino non si è sentito. Non... mi dispiace. Oddio. Come facciamo? Ripeti? Stavo, sì, sì. Sentite? Stavo raccontando che quando sono andato da questo telaio, no? Che ce l'aveva, ma i montanti erano finiti sotto il posto dei travi. Hai capito? No. Questa volta non, no, non abbiamo capito dove erano finiti i pezzi del telaio. Capito, vero? Da dove erano finiti questi pezzi del telaio? Montanti del telaio, eh? Erano finiti sotto il tetto, come travi per il tetto. Il tetto, il cup. Ho capito. Al posto dei... al posto di qualche listello aver utilizzato questi montanti. Che disgrazia. Avete capito? Sì, sì. E quindi? Ce l'aveva bisogno. Quindi cosa e ne quindi, aveva bisogno. E quindi cosa ho fatto? Ho aspettato altri 2 o 3 anni. E poi sono ritornato di Macarlene. Se tu capiti di morire, lui si è messo a ridere, chi è che poi mi dà i pezzi che sono finiti sotto il tetto? Allora lui che ha diversa, ha messo un muratore, ha tolto via tutti i coppi, ha preso i vari montanti del telaio, l'ha tirato fuori e ha messo dei nuovi listelli. È una storia abbastanza lunga. È stato anche bravo. È stato anche bravo, sì. Ma io l'ho fatto veramente, cioè praticamente l'ho schiancato. Non ce la faceva più. Violentato. E quindi arriva da Cisterna, arriva al museo con molta sofferenza. Sofferenza per il fatto che ha avuto una lunga storia. E l'ultima è stata quella che era listelli come sottocoppi, è finito di nuovo come telaio e adesso è conservato nel museo. Tiziana, bisognerebbe fare una piccola targa e ricordare questo Carlin e il tessio. Sì. Capito? Sì, sì, sì. Bisogna farla, che lui ci teneva, noi non l'abbiamo mai fatta. Va bene, la facciamo. Va bene. Sì, le cose. Va bene. Le cose lì dietro a cosa servivano? Questo qua? Sì. Questo qua è un nome, oddio. Serviva per quando si filava la canapa e si facevano le matasse, poi si allungavano e si andavano a agganciare alle estremità per fare questo filo lungo. Per l'ordine. È un orditore, si chiama orditore, che poi l'orditore, questo filo lungo, veniva avvolto nel subbio, che è quella parte circolare che c'è all'inizio o a metà, a secondo, del telaio, e qui si vede, ne vede un pezzo ma poco, e quindi veniva avvolto questo filo per poi tessere quello che era il filo. Di solito da noi c'era la canapa. La canapa veniva seminata ai bordi del campo, perché il centro del campo era utilizzato o per il grano turco o per il grano, cose di prima necessità. Vi racconto un piccolo aneddoto. Poi veniva falciata, portata a casa, fatta a fasci e portata a macerare al tanaro. Pensate, 20 e più chilometri su un carro agricolo, arrivare al tanaro a macerare la canapa. Gli unici felici erano i bambini, perché i bambini
per loro era, ecco, qui sono delle bellissime foto, era, per loro era una festa. E mi diceva un signore che aveva ancora fatto i portosi, per evitare del pelo insomma, che se il mio antampudà non portasse via queste fasce, e poi dopo una settimana tornavamo a riprenderli. Portate a casa per la seconda volta, le mettevano al sole ad asciugare, e lì c'era poi tutto un processo di rottura. Con la gramola si rompevano, eccole qua, si rompeva queste canne, e da dentro tiravano e usciva la fibra, che ancora veniva maciullata nelle gramole e poi pettinata coi pettini di ferro. È una storia abbastanza lunga. Ecco, quelle lì sono le gramole, e poi li pettinavano e facevano i covoni. Questo è un video che vi ho messo e che ho trovato dell'Istituto Luce e degli anni 40. E poi ne ho trovato un altro su più recente, del 50, in cui ci sono proprio le fasi anche della coltivazione della canapa. Vi manderò poi il link al file, così le potrete vedere con calma a casa. Grazie. Questo invece, Lino, indovina l'oggetto. Quale dici? Questo qua, lo vedi? Questo qua? Allora, questo è un attrezzo che serviva per rimaliare le calze di nylon. Quindi andiamo indietro nel 1915. No, questo è degli anni 50, perché questo qua va con l'elettricità. Va bene, però vi dico che rimandiamo indietro a Torino o altre parti, questo degli anni prima del 50, perché la moglie del tessitore faceva questo lavoro, faceva questo e faceva la pettinatrice, le permanenti, con i ferri scaldati sulla stufa, con i capelli bagnati, torceva i capelli, e ecco che diventavano i ricci o le onde, diciamo, le onde. E a volte qualcuno si lamentava, Pasqualina, usiamo i cavalli, è chiaro che non è che avesse una gran attrezzatura o un sistema per sapere bene quando era ora di toglierlo. No. Sì che ce l'aveva, però magari a volte si sbagliava, chiacchierando si poteva sbagliare. Ed era facile. Sbagliamo qua adesso. È chiaro che ogni tanto qualche testa veniva bruciata, cioè non è che prendesse fuoco, i capelli erano tinti in un modo naturale, erano quasi ramati, chiamiamolo. E su quel Lino aveva cuidato dei capelli. sì, proprio. Sul piano di appoggio c'è tutto il corredo che abbiamo messo, e ci sono anche delle calze, e non ho fatto il dettaglio dello scapin, ma una cosa, un altro, oltre a quella scarpa che rappresenta un po' la cultura contadina, che non gettava mai via nulla ma riciclava tutto, c'è anche questa calza che alla quale si cambiava solo lo scapin, cioè solo la parte sotto, che rappresenta la mentalità contadina: non si gettava via tutta la calza, ma si toglieva solo la parte relativa al piede che era più soggetta ad usura, mentre l'altra era riciclata. Questo, più che un lavoro da tessitore, era un lavoro di casa, un lavoro che facevano le nonne, le mamme, eccetera. E sono finite lì, era l'unico spazio dove si poteva spiegare meglio. Dove siamo? Bottaio. Bottaio. Il bottaio arriva da Canale, il signor mafioso di Canale aveva questa bellissima, completa bottaio, costruiva le botti,
non solo le botti, ma faceva anche i mastelli per il bucato, le secchielli per tirare l'acqua dal pozzo e tutto quello che era contenitori per fare qualsiasi cosa. Le brente per il trasporto del vino, il galos per le cantine, faceva tutto quello che era in legno, contenuto sia per l'acqua che per il vino. Perché anche qui vi ho messo questa bottega, sarà la bottega di questa e che gli zingari sono venuti su ad avvisarmi quando sotto c'è la non si è capito Lino, cioè, il muro che parli col proprietario, chi è il proprietario, quindi mi spiegano dove abitava, sono andato e ho chiesto ma sì e quindi il tempo siamo andati giù, abbiamo tolto tutta questa attrezzatura che è meravigliosa. Voi pensate che se non ci fosse stato di quello zingaro che si chiamava Romeo, tutta questa attrezzatura a quest'ora non sarebbe lì. E dobbiamo dire che i tempi erano già maturi della raccolta di tutti gli oggetti che appartengono al museo, erano già maturi, però siamo ancora riusciti a trovarli. Adesso, come adesso, se uno va a cercare queste cose, non le trovano più. Non si trovano più, se non magari pezzi qua e là da qualche privato che ha comprato i mercatini, sì, eccetera, eccetera. Ad esempio, questa pialla che vedete in funzione in questo video, noi ce l'abbiamo lì in questa fotografia, adesso ve la faccio vedere. Aspettate che ritorno ce l'abbiamo qua, ecco, sulla destra, questa cosa obliqua, questo piano obliquo, di fatto ha una lama in mezzo ed era proprio una pialla che si usava come quella là, si passava il pezzo di legno sopra e non si passava sopra il pezzo di legno. Cioè, la ricchezza di questa bottega è anche in pezzi come questo qua. E non solo. Bellissimo. Vediamo tutte le... Tiziana, fai vedere le scarsette. A destra, ancora vai... queste qua. Ma queste sono tutte, diciamo, scarsette in piemontese, ma anche scarsette in italiano, oppure Modano da Dove. Allora... Queste sono fatte di legno, sono leggermente curve, chiaro che da vicino si vedono meglio. Quindi a un certo punto c'è un taglio di questa scarsetta e voleva dire che era una misura. Quindi serviva per misurare la doga, che ormai era già piegata, col caldo e il freddo non c'erano allora e i sistemi come potrebbero essere oggi per piegare un pezzo di legno, ma soltanto il freddo, cioè a bagno nell'acqua e poi al sole con dei tiranti cercavano di piegare con precisione la doga. E per sapere quanto una botte potesse contenere variava chiaramente dall'altezza della doga, dalla larghezza della doga e dalla curvatura della doga. Il bottaio doveva essere precisissimo, perché se il cliente ordinava voglio una botte da 3 brente e lui la doveva fare di 3 brente, aveva una sua cartella da qualche parte fatta da lui, ci vede Tiziana? Forse si vede, è una cosa fatta da lui a mano, e tutto, che io non sono mai riuscito a capire questa sorta di
matematica, la capiva solo lui, e quindi lui sapeva benissimo. Ed è una cosa meravigliosa. Nel leggere alcuni libri, eccetera, eccetera, ho notato con molto piacere, ho scoperto che queste scarsette le usavano già gli antichi romani. Pensate. Quindi gli antichi romani, 2000 anni fa, per forza, per misurare la larghezza della doga, la curvatura della doga, e poi chiaramente l'altezza la misuravano poi col metro. Ecco qua c'è una doga, vedete? Non era un lavoro facile. Era un artista intelligente. È molto intelligente, sì, ma tutti gli artigiani avevano una marcia in più da una persona normale, altrimenti non potevano fare i lavori che facevano. Sì, come ad esempio il carradore, che doveva essere sia un buon fabbro che un buon falegname. Tutti e due, lui lavorava sia il ferro che sia il legno, e quindi aveva la sua cucina, aveva tutta l'attrezzatura da fabbro e tutta l'attrezzatura da falegname. Eccolo qua abbiamo un sacco di modelli, ma anche cose fatte per fare i timoni delle carrette o carri, eccetera, eccetera. E come facevano? Scaldavano, limavano? Qui c'era un lavoro immenso, un lavoro immenso. Guardate che roba. Ad esempio, per fare la ruota dovevano fare il blocco centrale, poi i raggi che si incastravano, i segmenti, perché tutta la ruota è composta da segmenti che vengono, qui non si vede, ma sono proprio segmenti che vengono infilati e composti, attaccati, e poi si prendeva un pezzo di ferro e si andava a piegare su quella macchina che vedete a destra, si abbassava il blocco centrale, si dava la curvatura. Una volta data la curvatura si saldava il cerchione rotondo, poi si metteva dentro questa fucina, che è una fucina stretta, che serviva per scaldare il cerchione. Poi veniva preso con le pinze e agganciato con dei ganci, questo uncino, dovevano esserci almeno due persone che agganciavano il cerchione intorno alla ruota. Quindi un'operazione che implicava un aiutante. Spesso il sarung, che era il carradore di cisterna, lavorava da solo, quindi magari chiamava il primo passante, che in una società di mutuo aiuto, perché l'artigianato era una società basata su un'economia collaborativa, cioè anche i contadini ci si aiutava spesso e volentieri, appunto il primo passante magari andava ad aiutare a mettere il cerchione sulla ruota, poi si passava dentro una pozzetta d'acqua e il gioco era fatto. Tutto questo è descritto velocemente, ma logicamente erano operazioni che partivano dalla sgrossatura. Vedete il blocco centrale, in alto vedete ci sono dei pezzi di legno, le varie fasi di lavorazione. Queste cose, ad esempio, venivano fatte magari nei momenti di minor lavoro. C'erano un sacco di attività, anche i chiodi spesso venivano fatti a mano dal legno. Si dice così, no? C'è di legno. E queste erano tutte le macchine, e questo era il carro che doveva ancora essere terminato, che aveva il piano sopra, questo era di Ferrero di Canale. Poi quando verrete a vederlo capirete che tutti questi oggetti sono stati infilati nel museo prima che venissero chiuse le finestre che erano lasciate aperte. C'era una finestra... Si tirava su con la carrucola, spiega un po'. Di sera ci mettavamo lì, c'era l'unica finestra che non avevamo chiuso, e da quella finestra si tirava su con una carrucola tutti i pezzi, quelli che potevamo smontare, si smontavano.
quelli che invece non potevamo smontare, e le tiravamo su interi con un po' di fatica e anche con un po' di paura, perché lavoravamo proprio così, in un modo, se fosse adesso ci mettono in galera. E sono stati emessi dei pezzi che adesso non uscirebbero più, tipo questo caso. No, non escono più, per fortuna. E i carri si differenziavano a seconda della funzione, ad esempio quelli più grandi, cartoon, con le ruote grandi, venivano usati per portare il vino in città. E c'era anche il bisogno di aiutanti, perché ad esempio da Cisterna per andare a Torino si deve fare la strada di Valfenera o la strada di Montà. In entrambi i casi c'è una salita molto ripida, specialmente a Montà, e c'era l'abitudine di chiamare i vicini che facessero la trana. La trana era il traino, e queste persone andavano con i propri animali e aiutavano il vicino di casa magari a salire, a fare la salita, e poi tornavano a casa. Era, anche questo rientrava nell'aiuto. Ad esempio il papà di Lino, il nonno di Lino, vendevano il vino a Torino, giusto Lino? Torino, a Val di Lanzo, stava via anche 3 giorni a volte. E andava via col cartone? A seconda dove andava, se doveva andare verso Poggerino, verso da queste parti qua, allora passava da Montà, ma non andando giù verso Canale. Faceva tutta la via lunga, una via in mezzo ai boschi, in mezzo alle vigne, eccetera. Se andava verso Moncalieri, faceva Valfenera. E quando arrivo in fondo da Ferrere verso Valfenera, lì c'era una salita, la chiamavano Sant'Andrea. E al finale, dove avevano un cavallo, e facevano proprio questo lavoro, e pedalata. E mio papà andava lì, chiedeva bisogno di un cavallo, e il proprietario attaccava al cavallo e al carro altre corde, e quindi in due riuscivano a tirare su fino ad arrivare sulla piana di Villanova. Ma lui chiedeva delle persone che abitavano lì o si portava i vicini di casa? No, le persone che ogni posto, per esempio da Ferrere verso Valfenera, all'inizio della salita c'è una cascina, e c'è ancora adesso quella casa, chiaramente non è più come prima, e lì abitava questo signore, che oltre a fare il lavoro aveva prati, grano turco e altre cose. Faceva questo lavoro di chi aveva bisogno, ma chiaramente pagavano, mio papà lo pagava, erano onesti, non erano, non costava molto, però il tempo di attaccare l'altro cavallo, tirare su, trainare il carro, il cartoon, fino sulla piana di Villanova, ci voleva il suo tempo. Ma no, venivano, facevano, era un lavoro. Allora probabilmente, perché qualcuno mi aveva raccontato che chiamavano i vicini, probabilmente per risparmiare qualcuno chiamava il vicino di casa e si faceva accompagnare fino là. Per non... Ah, questo è un po' improbabile che facessero 10 km, 15, magari nell'ultima... Ma non so, magari qua da Cisterna, per San Matteo Cisterna, è probabile. Però non lo so, io questo l'ho mai sentito. Aveva raccontato che chiamava i vicini per Featrana. Ma c'erano delle persone che venivano pagate, non mi ricordo più chi, facevo un'intervista, e mi fanno no, chiamavo gli ausili, mi ha detto, ma probabilmente un ricordo legato a Cisterna. Una cosa più locale, più ristretta, sì, sicuro. E poi perché mio papà passava da Via Lunga e non per Canale? Perché la salita da Canale a Montà era veramente lunga, 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 lunga.
che invece dà via lunga attraverso le vigne, e che era molto più comoda. Capito, sì. Tiziana? Sì, sì, ma questa di dobbiamo infatti una volta ha rovesciato il carro e lui era sopra, non si è fatto niente, e questo ex voto c'è ancora nella cappella di San Rocco in Lame. Infatti un proposito che ci siamo fatti è quello di quando sarà finito il Covid e il gruppo, questo gruppo di persone che stanno seguendo il corso, gli incontri verranno a Cisterna, faremo fare anche una passeggiata, organizzeremo anche una giornata con la passeggiata al sentiero di Via Lunga, così vi faremo vedere quello dove passava il papà di Lino per portare il vino a Torino. Ma non solo, non solo mio papà, tanti altri, perché poi c'era gente che lo facevano proprio come mestiere, tipo Palma di Lame, il papà di Palma, forse anche il nonno, lo faceva come lavoro. Poi c'era un altro signore che lo faceva come lavoro, si chiamava Yasmin Guglielmo, che sarebbe stato il bisnonno di Nada, hai presente? Sì. No, tu non l'hai conosciuto, comunque, Yasmin. Anche quello faceva proprio il trasportatore, come adesso ci sono i camionisti o i furgoni Amazon, e quindi ma niente, come faceva quello... erano le cartune? Cartune, sì. Sì, esatto, i cartune. Passiamo all'ultima stanza di penultima stanza di oggi, pesi le misure. Sì, allora io non, come di nuovo l'immagine è andata via tutta, completamente buio, e quindi non vedo, non vedo la tua foto, ma c'è tanto l'immagine della sala. Spiegala tu, io non la vedo. Questa è la sala dei pesi e delle misure. Abbiamo raccolto i pesi, cioè Lino ha raccolto i pesi del sistema metrico decimale di qua e il sistema antecedente. Come penso sappiate, prima del sistema metrico decimale, prima dell'introduzione in Piemonte, è stato introdotto nel 1850, quasi in contemporanea rispetto a quello che avvenne in Francia. Mentre in Italia, il resto d'Italia viene introdotto nel 1870. L'esigenza di un sistema metrico... Tiziana, però devi dire che la gente ha continuato a misurare quell'antico sistema per alcuni decenni. Infatti queste misure che vedete sono coppole, mezzocoppole, mina, le mezzemina, la pertica, la brinta, la somata, erano misure precedenti sistema metrico decimale. Mio padre, che è del 1935, è andato in andava sulla pianura di Villanova a tagliare il grano, veniva ancora pagato però sto vedendo niente. Sì, Lino? Lino? Probabilmente via. Veniva, che veniva pagato ancora in emine e in sacchi, quindi il sistema numerico col metro che è stato introdotto nel 1850 ha iniziato a entrare in vigore, perché comunque ancora 100 anni dopo, ma ancora oggi, ci sono molti contadini che ragionano in brinde, ragionano in giornate, ragionano secondo un sistema di misurazione antico. Con l'introduzione del nuovo sistema si fece anche, cercarono di convincere le persone a imparare il nuovo modello anche con vere e proprie scuole in cui insegnavano, anche i preti insegnavano ad utilizzare il nuovo sistema di misurazione. Qui abbiamo le misure del nuovo sistema, che sono misure del latte, del vino. Vi faccio notare questo piattino piccolo che col quale sto muovendo il mouse intorno. Questa è l'oncia. Un'oncia di semi di bacchi da seta
veniva comprato in genere dalle famiglie nel mese di aprile, perché così c'era la produzione di un, c'era un allevamento che poteva dare un introito alla famiglia, perché nella famiglia contadina che era povera si cercavano dei vari espedienti per tirare su, sbarcare il lunario. Uno di questi era l'allevamento di vacche da seta. Si comprava un'oncia di semi, che è proprio questo qua, poi li chiamavano smans, ma erano uova, si mettevano, le donne lo mettevano in un sacchetto che ponevano, si diceva ansang, sotto le maglie, e si portava in processione. Il 25 aprile, nelle giornate delle erogazioni minori, c'era una processione, la cisterna la facevano intorno al castello, avveniva in tutti i paesi, era in genere una processione circolare che solcava un terreno sacro che probabilmente era già tracciato fin dall'antichità, perché erano riti pagani che poi la Chiesa Cattolica ha inglobato nella propria ritualità. Facevano appunto questo giro propiziatorio in cui il parroco benediceva le uova dei bacchi da seta. Poi veniva il giorno di San Marco. Infatti c'è il proverbio a San Marco sono ancora dei Gios, che vuol dire che devono ancora San Marco e San Gios sono ancora dei Gios, che devono ancora schiudere. Dopo 8 giorni di covatura fatta dalle donne, queste uova schiudevano e i bacchi iniziavano ad essere allevati. L'allevamento del bacco era produttivo, perché in un mese si esauriva. Da 3 mm quando nascono diventavano 9 cm e occupavano intere stanze. Mia madre, che è del 38, mi racconta che dormiva con le canisse sopra la testa e le cacche del bacco scendevano giù, perché poi nei periodi di massimo sviluppo producono tanti escrementi. Quindi era un allevamento che era molto importante, per cui venivano occupate intere stanze. Dopo un mese si arrampicano, ma penso che il ciclo più o meno lo conosciate, e fanno i bozzoli. I bozzoli venivano venduti a peso, e questo peso che vedete, questo grande cestone, serviva proprio per pisare i bozzoli dei bacchi da seta, ed erano poi vendute alle filande. Da noi c'era la filanda di Valfenera che raccoglieva appunto i bozzoli, ed era il primo incasso dell'annata agraria, perché avveniva già a fine maggio, inizio giugno, si incassavano già questi soldi. Erano i primi soldi che entravano nelle casse della famiglia, e in genere venivano trattenuti dalle donne. Qui abbiamo altri pesi, oltre a quelli dei bacchi da seta: pesi da pane, pesi da farmacia, pesi da posta, pesi da frutta e altri. Il peso dell'orefice. Dell'orefice. Qui c'è un'interessante misura, una corda con dei nodi tutta avvolta, che serviva per realizzare le vigne, per il distanziamento tra una vite e l'altra, e si utilizzavano delle corde che lasciavano la traccia. Infatti quest'anno dovremmo fare una vigna nuova al Bosco dei Bambini perché dobbiamo rifarla, e useremo questa corda per misurare il distanziamento, per farla proprio come si faceva una volta, perché una volta le vigne si facevano in modo diverso rispetto a oggi, e anche l'allestimento veniva fatta semplicemente con le canne e non si utilizzava il filo, cosa che faremo quest'anno, così quando verrete potrete vedere anche la vigna. Lino, questo sto illustrando le ostie, sto facendo vedere la foto delle ostie. Vuoi parlare delle ostie? No, niente, abbiamo un'attrezzatura per fare le ostie che arriva un po' dappertutto, arriva da San Lucio, arriva da Asti. Mi sentite? Mi sentite voi? Sì, sì. Dicevo, io volevo solo fare una... Sì, sì.
Dica pure. Devo fare un... Non ho capito. Dimmi. Volevo solo ringraziarvi di tutto e ci vediamo, perché devo lasciarvi, perché ho un'altra... Va bene, Tanione, per forza. Vi volevo solo ringraziare tanto, di tutto, e augurarvi solo buone feste e buon Natale. A presto. Ciao Maria Teresa. Grazie anche a te. Ciao. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao Maria Teresa. Ciao. Noi concludiamo con questa stanza e faremo vedere ancora questa qua delle ostie e l'orologiaio, così poi la stanza è conclusa. Beh, niente. Ma parla tu, perché io, non vedendo nulla, ho lo schermo nero. Allora facciamo così, visto che anche la signora è andata via, facciamo così, continuiamo la prossima volta, partiamo dalle ostie, che sono un oggetto sacro, e cerchiamo di far rendere più tecnologico Lino, magari non saremo più in lockdown totale e andremo su al museo e partiamo. Va bene. Sei d'accordo? Va bene. Grazie Tiziana, grazie Lino. Quando ci rivedremo, magari concordiamo poi delle date con Martina e dottor Francesconi per finire di raccontarvi. Rimane ancora un pezzo di museo che, come vedete, è molto grande, ma sicuramente la prossima volta lo finiremo. Se ci riusciamo, magari andiamo in giro col telefono e lì racconta nelle sale del museo. Adesso vediamo come farlo. Speriamo che questi incontri vi siano piaciuti, un modo diverso certo. Di vedere il nostro museo, anche per noi è un'esperienza nuova, per Lino addirittura nuovissima, perché devo dire che non pensavo che saresti diventato un uomo tecnologico, tu da uomo tecnologico è perché c'è la signora nuora. Dobbiamo ringraziare, verremo tutti a mangiare nel tuo ristorante. In primavera, speriamo. Buone feste a tutti. Grazie anche a voi. Grazie a voi tutti. Ci vediamo nell'anno nuovo. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao auguri, grazie. Ciao.